Benvenuti a tutti, sono Matteo Migliorini ed in questo video tutorial vi mostrerò un esempio di utilizzo della plugin Frost per 3DX Max. In questo caso abbiamo una simulazione di RealFlow generata con il sistema Hybrido. Vi ricordo che al seguente link è possibile visionare il tutorial per esportare la simulazione compatibile per le particle di Krakatoa. Non abbiamo creato la mesh perché l'intento è quello di crearla con Frost. Una volta dentro 3DX Max possiamo caricare le particles e renderizzarle con Krakatoa, come meglio crediamo. Al tempo stesso possiamo usare Frost per generare la mesh con il PRT Loader. Una volta scelta la tipologia di mesh disponibile nell'apposito rollout, possiamo generarla al meglio. Naturalmente il calcolo è molto veloce ed in tempo reale. Questo sistema è molto più veloce e fluido rispetto al classico sistema base Blob Mesh di 3DX Max. Inoltre, come potete vedere, permette anche di poter sfruttare al 100% tutti i vari core all'interno della nostra workstation, cosa che l'altro sistema non consente, oltre a poter variare in qualsiasi tempo la nostra mesh con estrema velocità. Ogni volta che modifichiamo qualcosa all'interno della mesh, in basso a sinistra, ci sarà visualizzato il tempo di realizzazione e quindi la possibilità di capire a che punto ci troviamo con una percentuale molto precisa.